Diego Banti, 15 punti, anche un tiro da tre che ha spezzato un po' il ritmo partita di Piombino e ha dato una svolta nel quarto quarto. Sì, era importante approcciare la partita nella maniera giusta. Nei primi due quarti siamo stati duri, ma siamo stati un po' penalizzati dai falli, ma siamo stati bravi a rimanere concentrati. Nel terzo e quarto quarto abbiamo continuato ad essere aggressivi, abbiamo trovato qualche canestrino più in attacco e ci ha permesso di scavare il divario che poi abbiamo gestito nel quarto quarto bene. Sono contento, una buona risposta della squadra dopo la partita di Valsesia che era stata un po' così così sotto certi aspetti, oggi ci siamo rifatti alla grande, devo dire. Non è la prima volta che questa Fiorentina Basket parte un po' diesel e poi riesce a riacciuffare le partite e a vincerle. Qual è il problema dell'inizio della partita? La mancanza di concentrazione, la scarsa aggressività? Qual è il problema? Ma non direi, diciamo che oggi non è mancata l'aggressività. Come dicevo, magari all'inizio la nostra, magari c'è stata anche troppa aggressività in certi momenti e ha portato tanti tiri liberi facili, diciamo, per Piombino dovuti ai nostri falli. E quelli hanno permesso, ad esempio nel primo quarto a un certo punto hanno fatto 8 tiri liberi di fila e quello sicuramente ci ha penalizzato un po'. Come dicevo però siamo stati bravi a continuare a essere aggressivi, a giocare la nostra pallacanestro in difesa e alla lunga ha dato i frutti. Due trasferte, Milano e Libertas Livorno. Eh sì, adesso abbiamo due settimane belle toste e dovremo lavorare al meglio per preparare prima la partita di sabato a Milano, che sarà una bella battaglia contro un'ottima squadra, in casa vende sempre cara la pelle, e poi penseremo la settimana dopo a quella di Livorno. Intanto andiamo partita per partita e pensiamo a Milano. Grazie. Prego.